Allora, continua la nostra, un attimo che tolgo la freccetta, visite a Fiordoropoli, temutissima dai miei coetanei che si ricorderanno bene di questo maledetto capopalestra che ci ha fatto tirare tante, tante, tante di quelle parole. Ok, ci dà l'annaffiatoio quando abbiamo battuto il capopalestra. Questi si... a volte... vabbè. Ok, il negozio B ci segnala che è qui vicino, insomma, perché lui è ritardato e non la trova. Basta spostarti. Ok, è il negozio bici. Perfetto. Però cioè, al momento preferisco correre onestamente. Più che usare la bici. Anche perché mi incasino con la bici, no? Ah sì, giusto. Allora, qui c'è, come vedete, la stazione del treno. Super treno, ci dice, tra l'altro. Yoto Kanto, cioè... collega, no? Collega le due regioni. Guardate che bellino che l'hanno fatto rispetto ad oro argento. La nuova torre radio ha sostituito la vecchia che cadeva a pezzi. Allora. Ah sì, ora mi ricordo molto bene questa parte. Qui c'è l'aggiunta che hanno fatto in HeartGold SoulSilver, cioè il centro globale per vincere gettoni, premi, varie robe così. Un po' scomodo senza il pennino del DS comunque, d'emulatore. Ti do il benvenuto alla torre radio, grazie. Vediamo se il numero... corrisponde, ovviamente non corrisponderà mai. Altrimenti, boh, non sa mai se qualcuno l'ha in realtà vinta questa roba. Ok, invece questo si può vincere. Sì. È possibile vedere la mappa città tramite... sì. È vero che Nidori... sì. Le ghicocche, non bicocche. Vero? Sì? No. Vabbè. Dai. Molto bene. Wow, ma sei un fenomeno! E io ero convinta che la risposta alla terza domanda fosse bicocche. Oh no, devo già tornare in palestra. Ciao Chiara.
Adoro Lori. Vabbè. Andiamo a vedere cosa succede qua. Questo non lo sapevo. Questa è un'aggiunta. Mi dispiace, qui è messa solo il personale autorizzato. Prima non era così. Sembra che il nuovo direttore sia tipo un po' nervoso. Comunque, abbiamo sbloccato Chiara, no? Ma non sarà semplice batterla, eh? Per niente, per niente. Quindi, comunque, curiamoci il al centro Pokémon. E andiamo ad affrontare il capo palestra, cioè la palestra intanto, magari il capo palestra ce lo teniamo per la prossima puntata. Che è una palestra di tipo normale. Anzi, il capo palestra, penso che per il capo palestra ci serva un po' più allenamento. Allora, bisogna salire qui. Abbiamo attacco d'ala. Ok, 3 Sentret di livello crescente. Proviamo a fare morso. Tentenna, bene. Allora, la strategia... Vabbè, aveva avuto fortuna. Sarà un bel motivo se non ho eliminato la mossa muro di fumo, comunque. Lo vedrete presto. Diamo una super pozione a Zubat.
palle però questi oggetti, eh. Ormai non gli facciamo più niente. Magari con morso almeno lo facciamo tentennare una volta. Andiamo di pozione. No. Puttana Eva, brutto colpo proprio. Vaffanculo. Visto che io ho comprato comunque i revitalizzanti, no? Perché non ho voglia di andare al centro Pokémon. Possiamo revitalizzare Zubat e portarlo a vita piena con così. Allora, qui non riesco a vedere un accidente. Dov'è che si va? Allora, ah scusate, ah ok, da sopra. Mamma mia, addirittura piccolo. Ok, è giunto il momento di mettere qui lava. Di fuoco bomba, oh. E questo è l'ultimo allenatore prima del capo palestra. Che culo, che culo. Bravo Zubat, bravo. Ha fatto il tuo dovere con onore. Proviamo a fare così però. Tiro più pozione, intanto diamogli una pozione. Vediamo come morso cosa gli fa.
No, brutto colpo, benissimo. Dai, 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 dai. Cazzo. Bene. Non avevamo antiparalisi, no, quindi usiamo la pozione. Mamma mia, che sonno. Che sonno, ragazzi. Non devo dormire però. Cazzo, ah, per fortuna. Bene. Ancora, basta. Ah. Che palle. Bene. Io il capo palestra non penso di riuscire a batterlo in queste condizioni. Quindi vado a curare la squadra e alla prossima puntata alleneremo ancora i nostri Pokémon prima del capo palestra. Quindi per oggi è tutto, come al solito vi auguro una buona giornata e alla prossima puntata.